Onorevole Razzi, buonasera. Buonasera, onorevole Razzi. Senta, Berlusconi e Alfano si sono divisi. E ora? No, adesso, subito. Cosa ho detto? Vuoi battere... Cosa? Non so, vuoi battere il record mondiale di fatte le cazze tue? Ma cosa ho detto di mai? Era la prima domanda. Amico, che altre domande c'hai? C'è il menù delle domande? Cioè, avevo provato delle domande. Ma era la prima. Te lo dico io. Sì, cosa c'è? Vediamo cosa c'è. Qualche domanda è... Li Cresti e Cancellini, no? Cancellieri. In Ottavor a Roma, no? Questa mi piace, chiedemi questa sì, che mi piace, bene, amico bene, caro, te lo dico da amico. Va bene, onorevole Razzi, l'OCSE dice che nel 2014 la ripresa sarà fiacca. Lei cosa risponde? Ma io, guarda, non credo. Ah no? No, come io credo, anche perché Anna OCSE è brava, io no, lo guardo sempre... OCSE. Io lo guardo sempre ballando sotto l'OCSE. Le stelle, anche perché vedono più di 3 milioni e 3. Io guarda, no, non credo, anche perché io non credo che sia fiacca, anche perché evidentemente è una mancanza di ferro, anche perché evidentemente non è bello se deve fare l'analisi. No, ma guardi che l'importante è che va a digiuno, anche perché io mi ricordo nella mia Svizzera che erano solo banche, e se l'analisi del sangue te la facevi là. Ma dove? In banca? A Svizzera, che ti dicevano anche per i risultati, perché non te lo ricevono, perché anche perché c'era il segreto bancario. No, ma guardi che lei sta confondendo l'OCSE. Comunque la OCSE, io spero che si rimette presto, augurandogli tanti auguri, anche perché è una bella donna, anche come donna. Vabbè, guardi, allora, parliamo di donne. Lei è a favore delle quote rosa? Ma, guarda, io non credo, anche perché... Ma io credo che è molto difficile, perché... Non credo che anche per questo ossigeno che non c'è. Io credo che su Monte Rosa non è facile fare la politica anche per un uomo. Su Monte Rosa è 3.003. Le quote, il Monte Rosa è bello. Lo so che è bello, ma non stiamo parlando di... Anche perché vede le quote rose. Certe giornate può vedere anche l'Abruzzo, dalla Svizzera. A parte che no. È di una montagna, di una pulizia, che i tram vanno veloci. Ma non vanno mai i tram su Monte Rosa, vanno in alto a 3.043. Ma non ci vanno i tram. Il Monte Rosa ricorda proprio la Corea, ma non si anche può per parlare. Il senso di pulizia, rispetto verso la donna. Perché che quando una donna cammina per la strada della Corea, tu c'hai la giacca squalcita che te la stira. Vabbè, senta, no, però anche guardi, in segno di rispetto, guardi, anche se a lunedì. Sì, però guardi che anche in Cile ha appena vinto una donna, no? È solo 20 anni fa era governato da Pinochet, quindi... Ma questo, guarda, questo non credo. Sì, sì, no, vabbè, questa è storia, no? C'era Pinochet. Ma anche perché quando Johnny Dorelli cantava carissimo, Pinochet, ma quello è Pinocchio, amico dei Johnny d'Abruzzo, no, io credo che tu la sentivi a Svizzera. Sì, ma non lasci... Perché io facevo il migrante, mi era questa commozione, anche perché pensava alla storia di quel burattino che si chiama la fata turca. A diventare abruzzese, che la fata turca aveva 8 mani. Non sa neanche di cosa stiamo parlando, Pinochet fa parte della storia, no, ma no. Amico caro, te lo dico da donna. No. Fatte le cazze. No, ci sta, no, veramente. Hai una mamma donna tu. Certo. Che hai una sorella femmina, no? Allora sì, che te ne fotti? Non mascassero un cazzo. Ma lasci stare. Ma è la storia, quelle si beccano più vitalizio di noi. Vabbè, ma ti sembra giusto? Ma va bene, se quelle capiscono quanta grana facciamo qua dentro, siamo rovinati. Vabbè, ma noi maschi siamo tutti malviventi. Vabbè, però... Se salgono le donne, che figura ci facciamo? Questo forse c'hai una moglie tu? Sì. Ingravida. Ma perché? Ma no, ma perché? Così ti spara 7 figli e non ti scassa il cazzo. Ma non si fa. E che se te le leggono tua moglie e te la ritrovi in Senato, dopo i figli in piscina, chi te li porta? Vabbè, ma le camicie chi te li stira? Sai stirare tu? Ma no. Sai fare le polpette col sugo? Allora fatti le cazzi tua. Fammi un'altra domanda senza femmine. Senza femmine. Che a me le femmine non mi piacciono fare, te lo dico una risposta. Anzi, facciamo così, io ti dico la risposta, tu ci metti la domanda. Ma no, ma non si fa, non mi rompere un cazzo. Ma anche perché io, guarda, credo che i diritti umani ci sono. Ma non funziona. Anche perché, ma riguardo l'orso marsicano, anche se... L'orso anche è bello, ma non l'orso. Fatto... Sì, 3.003.000 e no comments. Sì, semmai è no comment, comunque non funziona così. Io le faccio la domanda e lei risponde, è semplice. Sì, argomento Abruzzo. Va bene, allora parliamo di Abruzzo, onorevole Razzi. Tempo fa si è parlato della fatiscenza, no? Delle case ricostruite all'Aquila, quando era premier Berlusconi. No, io guarda, vabbè, è un tema che va affrontato, la fatiscenza perché, delle guarda, case. Questo è un tema delicato, io non credo che possa, non credo che sia proprio fantascienza. La fantascienza è bella, ma la fatiscenza, queste voci non credo che queste case aquilane ci abitino in Marziana. No, anche perché in Marziana non credo che hanno il permesso di soggiorno. Ma cosa c'entra? Al
Massimo, magari c'erano le tapparelle elettriche, ma non è che proprio dire. Cosa c'entra le tapparelle anche elettriche? Perché era l'astronave di Star Trek, no, e il capitano Crick Dodoro che c'era la spocchia. Pensavo fosse facile, ma cambiamo argomento. Senta, oggi ricorre il 50° anniversario della scomparsa di Kennedy, no? Questo. Ma almeno. Guarda, io non credo. No, questo, sì, no, guardi, questo sì. Proprio oggi è il 50° anniversario della scomparsa. No, io non credo di anche perché. Ma sì, sì. Sa, stai. Anche perché del negozio. Che negozio c'entra il negozio? Che negozio? Quale stato nel cartolaio. Cosa c'entra il cartolaio con Kennedy? Accanto alla Barbie c'erano tanti Kennedy. No, ma quello è allora io quello c'era il Kennedy vestito da marinaio. No, ma non può neanche c'era quello sapere. Con la camicia abruzzese. Lasci c'era quello con la giacca stirata. No. Quello con il vitalizio del Senato. Non esistono tutti Kennedy col vitalizio. Ma guarda, se guardi bene anche... Vabbè. Anche senza usare raggi per tu lo trovi no, anche X, raggi X se proprio dice. Lei ha l'ha scomparso l'indirizzo di un cartolaio è bravo pulito qualcosa di basca va a Zurigo prende il tram scende a Pyongyang gira adesso 500 metri e trova a fianco al marciaio o marciaia lei non sa neanche ma non va dell'unione anche perché è chiuso ma non scherzi non è è Kennedy no da oggi sono 50 anni dall'attentato di Dallas no. Guarda, io ti posso dire che a me Dallas piace. Vabbè, è una bella... Ma, sì. Bravo, anche perché è bravo, perché Lucio Dallas ma no, ha dedicato... Ma Lucio Dallas anche perché è una città, ha dedicato le canzoni dell'Abruzzo, attenti al lupo. Ma anche perché non l'ha dedicata proprio era di Pescara Lido. Senta. Anche perché... Senta, ragazzi, allora, senta, Kennedy era il presidente del cambiamento, quello che indicava per l'America una nuova frontiera, no? Lui indicava una ma nuova questo, frontiera. Ma, sì. Guarda, questo non credo. Ma sì, perché... ma non può non credere, questo è vero. Guardi che la nuova frontiera. Cosa c'è? Che succede, ragazzi? Perché, ragazzi, non crede mai a niente. Dice sempre, non sei accorto adesso? Sì, no, ma lo so, mi è venuto a ridere, scusa. Okay. No, ma non credo. Perché? Io penso che è una storia che mi fa venire il magogno della trachea, cioè anche perché magogno, cambiare frontiera sì. È impossibile, al ma massimo no, vuoi la cambiare la pettinatura perché no, ti mette in risalto la frontiera, che se è larga vuol dire che hai l'intelligenza quella larga. Quella è la fronte, quella, lei sta ma parlando guarda, della la mia capigliatura è bella, non la cambio mai, anche perché ho fatto questo volo Pescara Parrucchiere, che però purtroppo era chiuso il lunedì, bambini, sono chiuse al lunedì. Almeno il film di Oliver Stone, al cinema l'avrà visto, no? Il famoso film di Oliver Stone. Questo no, anche perché... Come no? Non credo. No! Il film di Oliver Stone. No, anche perché a me piacciono i popcorn. Cosa c'entra? Dove vai a parare? Dove va, onorevole no, anche perché... Oliver Stone? No, cosa c'entra perché... i popcorn? Anche perché le olive poi... Ma non le olive, ma quella di pulizia dell'olio dell'Abruzzo. No, anche perché... Poi trovi al nocciolo e ti dici dove lo butti, che quello, se lo sputi davanti a quello magari ti disturbi. Oliver Stone. Allora lo... Il film. Sai, io ingoio l'oliva. Una volta al cinema l'ho ingoiato 16. No, ma non. Ma poi ti tappa lei quando non riesce non... poi a. Ma allora... va benissimo. Stiamo parlando del film JFK. JFK. Ma la anche prego. Perché non credo. Ma come no? JFK. Anche perché? Non si può. No, anche perché... JFK, no, ma quando adesso. Facevo la camionaio... E anche perché... Che stavo... Il camionaio non esiste! No, magari ma... faceva il camionista, vuole dire? No, ma anche perché... Il camionaio non... No, cosa faceva? JFK, è il film, si ricorda, JFK, stavamo parlando tre di marce, quello. Tre marce, tre marce. E noi sentivamo anche questa YFK. No, quella è YMCA, è un'altra cosa. No, ma lei quella all'Egrie che sono a Pescara Lido, sì, ce l'hai. No, ma però lei io preferisco il cantante a Christian. Benissimo, ma lei non sa di cosa stiamo parlando, onorevole. Lei esagera. Ho capito, però. Amico, te lo dico in americano, make your cazzi tua. Ok, ma me lo merito. Ma cosa è un cugino sì. Che vende libri di storia rubati? Ma no, assolutamente. E allora, no, non c'entra di quello niente. Che è successo 50 anni è fa, importante a la te storia. Non te ne deve fregare un cazzo, da almeno no, 50 la anni. Storia... Ah, da subito proprio. Il passato è passato, capito, la prescrizione è come l'acqua ragia. Ma che oggi sei qui, domani sei lì, che te ne fotte degli anniversari. Ma è importante ricordati solo la storia. Quello di tua moglie, altrimenti tocca lavarti le mutande da solo al fiume. Ma che fiume?
Chi è che si fa di Kennedy? Fatti un bel volo per Scaradalla, sì, vai in America, tutto spesato, sì, ti metti il cappello da David Craig, vedete, fai il bisonte sul rodeo, ma il politico, una cosa, devi imparare a farsi i cazzi. Vabbè, su, ho capito. Hai visto Kennedy che fine ha fatto? Capito, non ce l'ho pro cazzo, stai zitto. Facciamo i buoni, facciamo una sauna di cazzi nostri, viviamo felici, che la vita è breve, e quindi cantiamo non rompere un cazzo.